Questo pomeriggio si è svolta in località Busa dei Capitani sul Monte Perlone la cerimonia di deposizione della croce commemorativa ad opera degli Schützen. Dopo la Santa Messa è stata deposta una corona proprio sotto la croce che ricorda i caduti di parte austriaca. Come nel resto del Trentino, l'operazione non è stata priva di polemiche. Inizialmente la comunità di valle aveva negato il permesso, giustificandosi con motivazioni paesaggistiche. Il ricorso però ha trovato accoglienza presso la provincia e la comunità dell'Alto Garda-Ledro e proprio l'altro giorno è arrivata l'autorizzazione da parte del comune di Nagotorbole. Oltre alla compagnia Schützen di Arco, erano presenti alla cerimonia l'assessore Miori di Arco, il vicepresidente della comunità di Valle Pederniana e l'onorevole Mauro Tobre. Vediamo l'intervista allo storico Marco Ischia. Underfront è nata qualche anno fa con l'intenzione di restituire alle comunità del Tirolo storico la memoria degli Stanschützen e collaborare 100 anni fa come oggi fra le comunità del nord, del sud e del Tirolo italiano per questo intento. Tutti insieme per ricordare appunto la memoria di una formazione fatta da ragazzi giovanissimi dai 15 ai 18 anni oppure anziani sopra i 50 anni che erano iscritte a delle società sportive di tiro al bersaglio con un obbligo militare, l'obbligo di andare al fronte in caso di guerra. Questo è quello che si verificò nel maggio del 1915, quando con l'aggressione, la dichiarazione di guerra dell'Italia e l'Austria-Ungheria, si venne ad aprire il fronte meridionale in un momento in cui tutte le forze dell'impero d'Austria-Ungheria erano in Galizia. E per tamponare questa situazione furono chiamati appunto gli Stanschützen. Pertanto andarono al fronte e vi rimasero fino alla fine della guerra dei ragazzi all'epoca giovanissimi, appunto dai 15 ai 18 anni, oppure anziani sopra i 50. Questa croce, che è stata messa oggi in contemporanea in una 70ina di luoghi dello storico fronte tirolese, vuole recuperare la memoria degli Stanschützen. È forse il segno più significativo nel recupero della memoria degli Stanschützen tirolesi. Dobbiamo tenere in considerazione che la guerra ebbe l'esito per loro sfortunato e nel dopoguerra su questi uomini cade un oblio decennale che si è interrotto soltanto in anni recenti. Se pensiamo che la prima pubblicazione in lingua italiana che parla degli Stanschützen la scrisse Monsignor Lorenzo Dal Ponte nel 1994, quindi soltanto 20 anni fa. È una memoria che è stata recuperata solo in anni recenti e questa croce, messa appunto in una 70ina di luoghi del fronte tirolese, è forse il segno più tangibile, più concreto del recupero della memoria dei nostri avi.